Allora, iscrizioni geroglifiche egiziane di monumenti perduti nelle copie del XIX secolo. Alessandro dice, il caso che ho studiato in particolare per la mia parte, ci sono molti altri autori. Innanzitutto iniziamo con un'introduzione piuttosto generale. Sappiamo che l'egittologia nasce con la spedizione di Napoleone Bonaparte in Egitto tra 1798 e 1801, quale apre effettivamente una nuova epoca scientifica, la nascita quindi della vera e propria egittologia, cioè una disciplina che ha delle regole e dei metodi, anche se bisognerà aspettare il 1822 per la decifrazione dei testi geroglifici. Il crescente interesse scientifico per il paese, perché è sempre stato meta comunque di viaggiatori europei in maniera quasi ininterrotta dall'antichità fino all'arrivo di Napoleone, però l'atteggiamento era magari con dei missionari o con dei medici farmacisti che cercavano degli specifici o dei mercanti, e in questo momento invece iniziano a viaggiare verso l'Egitto persone con lo specifico interesse e intento di studiare le antichità. E il cosiddetto periodo della guerra dei consoli, cui sono le agenzie consolari. L'Egitto all'epoca aveva una situazione politica abbastanza ambigua, perché era in realtà una provincia dell'Impero Ottomano, quindi non poteva avere degli ambasciatori, quale risiedevano a Costantinopoli, però c'erano dei consoli. I consoli erano rappresentanti delle più importanti nazioni europee, all'esclusione della Prussia, penso, e basta. Poi tutti i paesi erano rappresentati, avevano questi agenti consolari che facevano interessi di tipo commerciale, però nel tempo libero, diciamo, si occupavano di antichità e diventavano dei collezionisti abbastanza sfrenati. Il termine guerra è corretto, perché delle volte venivano anche alle mani, in particolare perché assoldavano un gran numero di uomini che scavassero, che seguissero gli scavi, che copiassero dei rilievi. E delle volte stabilire le concessioni di scavo, di remogi, era abbastanza difficile, avveniva con quei colpi di pistola. Abbiamo ad esempio il console dell'Austria Cervi, il console di Francia Rovetti, il console inglese Henry Salt, i tre più grandi collezionisti che porteranno poi in Europa il nucleo delle collezioni di Parigi, di Torino, di Londra. Ecco, è un po' lungo, però insomma mi serviva per avere un po' di nomi sotto mano. Dobbiamo sapere che nel periodo fra l'arrivo di Ricci, di cui parlerò fra poco, però, il periodo fra il 1810 e il 1828, addirittura 13 templi interi sono andati distrutti, questo nel giro di 18 anni, e un innumerevole numero di oggetti sono stati spostati dal loro contesto. Quindi il lavoro di queste persone, che in un certo senso erano anche responsabili di quelli che portavano via gli oggetti, insieme agli indigeni che avevano purtroppo all'epoca davano un valore molto basso alle antichità, per cui capita che interi templi venissero smantellati solo per recuperare il materiale della costruzione. In questo periodo quindi una quantità enorme di oggetti di antichità è stata perduta, e il lavoro di copiatura epigrafica di questi autori è quindi importantissimo. Poi pensiamo alla grande diga di Assuan negli anni 60, c'è stata una grandissima mobilitazione UNESCO, però non tutto è stato salvato ovviamente. In ogni caso comunque già nel corso dell'Ottocento molti di questi edifici, di questi oggetti, avevano subito un degrado notevole. Io so qui cito alcuni templi, ad esempio da Bod, già nel 1868 aveva subito dei danneggiamenti notevoli, il santuario era già sparito, il tempio degli Estì aveva già a Torino, i colori erano già andati persi da tempo, il tempio di Ashmunei, insomma tanti altri. Tutti questi siti, sono elencati qui, sono siti della Nubia che testimoniano l'attività di questi copiatori, epigrafisti e proto-archeologi. Non solo le antichità, ma in realtà questi viaggiatori che scrivevano memorie e che disegnavano in alcuni casi anche paesaggi o soggetti di tipo antropologico, ci testimoniano la presenza di alcune popolazioni, ad esempio gli Scianchia, i Galli, i Barabra, gli Ababra, sono tutte tribù che vivono lungo la valle del Nilo, che poi subirono degli spostamenti. Anche il paesaggio, quindi sia le persone, sia il paesaggio, sia le antichità hanno subito in realtà dei cambiamenti drastici. Già nel 1950 molte di queste popolazioni erano sparite, avevano cambiato abitudini e zone. Addirittura
interessante questo commento di una scrittrice del 1958, quando fa l'edizione critica del diario di uno di questi viaggiatori, dice: questa gente descrive un paesaggio pieno di alberi che oggi è assolutamente incredibile, perché è un deserto, e addirittura parlano di leoni in zone come Delba, dove oggi, se non direbbe oggi, cioè nel 58, non direbbe che è frutto dell'immaginazione più pura. Quindi sono testimonianze molto importanti. Il nostro Alessandro Ricci, questo è un ritratto interessante, uno schizzo fatto nel 1828, mostra un po' il tipo. Nasce intorno, non sappiamo la data precisa, però intorno al 1795, studia medicina, non sappiamo in quale università, perché né gli archivi di Pisa né quelli di Siena ci danno dati, però sicuramente la sua formazione è quella di un medico, perché ha vastissime conoscenze chimiche, biologiche, anatomiche, botaniche in generale. Arriva in Egitto nel 1817 e si mette al servizio di due persone molto importanti, Henry Salt, che era il console britannico, e William John Banks, che era un ricco inglese che viaggiava per l'Egitto, per l'Oriente, e si interessava di antichità e finanziava un largo numero di disegnatori, fra cui Ricci. Era un medico, però aveva un grandissimo talento per il disegno, e in particolare il disegno epigrafico. Pochi paesaggi, ma molti testi antichi. Quando visita l'Egitto, visita, oltre al paese, anche alcune aree periferiche di grande interesse, come l'Oasi di Siwa. Lui è uno dei pochi, uno dei primi che visita questo sito, il Sinai, che è vero è stato visitato dai pellegrini per secoli, dalla realtà cristiana in poi. Però alcuni dei siti che lì ci visita erano fuori dal tracciato consueto, e comunque il suo interesse è prettamente archeologico, quindi ci restituisce molte copie di stele, epigrafi. La Nubia e il Sennar arriva fino al 12° parallelo, quindi si spinge moltissimo a sud, ben più a sud di Khartoum, che in realtà l'epoca non è ancora stata fondata, e arriva in una zona esattamente a metà fra il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro. Poi sta accompagnando il principe Ibrahim Pasha, che era il figlio di Muhammad Ali, figlio adottivo di Muhammad Ali, che guidava una delle armate che all'epoca erano in guerra contro le tribù africane, il quale però si ammala gravemente. Ricci è il medico curante per vie fortunose, insomma, mi ha contato, lo aiuta così, non sto a spiegare. Comunque deve tornare indietro perché la malattia del principe è così grave che si dispera della sua vita, e quindi deve interrompere il suo viaggio con un grande armadio. Rientra in Italia alla fine del 1822 e fra Italia e Europa in generale frequenta personaggi di grande calibro egittologico, cioè i due padri fondatori, Champollion, che è il decifratore, e Rosellini, che è il discepolo italiano, che fu poi l'anello di congiunzione fra Champollion e la generazione successiva di grandi egittologi. Partecipa addirittura alla famosa spedizione franco-toscana del 1828-29 e muore nel 1834. Voglio parlare brevissimamente, perché magari non siamo tutti egittologi, come è stato scritto, per capire come è difficile in alcuni casi intervenire su copie ottocentesche, addirittura fatte prima della decifrazione dei geroglifici di testi egiziani. Allora, il geroglifico egiziano è una scrittura che ha una vita lunghissima, dal 3150 fino al 4 secolo d.C., e utilizza un sistema di segni misto, diremmo che vediamo nello specifico. Comunque la quantità di segni è enorme, si va da alcune centinaia poi fino alle tatolemaiche, si hanno diverse migliaia di segni, quindi saperli distinguere era un'abilità richiesta. Il fatto che non sapessero leggere i segni in molti casi produce dei fraintendimenti, ma è chiaro. Però bisogna dire che le copie di questi autori, di questi epigrafisti, sono incredibilmente fedeli. Tutto sommato, facendo un po' di confronto, poi si riesce a ricostruire il testo in maniera abbastanza precisa. Ecco, il sistema geologico, dicevo, è un sistema misto, ci sono alcuni segni, ora non si vede bene, dei segni monolitteri, cioè ha un segno che corrisponde a un suono, una lettera, come questi, che sono quelli base, quindi tutte le lettere, diciamo, del cosiddetto alfabeto, con la relativa trascrizione nella seconda colonna e la trascrizione, traslitterazione informatica, quella che si usa quando non si hanno a disposizione caratteri con cui punti e eccetera. E poi ci sono dei segni bilitteri o trilitteri, cioè a un singolo segno corrisponde una coppia di suoni o di tre suoni, tre lettere,
e alcuni segni che sono determinativi, cioè indicano il campo semantico a cui appartiene quella parola. Ad esempio, dopo il nome di città si mette di solito un cerchiolino con una croce, quindi ho appena indicato un nome geografico, un nome di città, e quindi è chiaro che si parla. Serve anche da punteggiatura, per capire quando finisce una parola e quando inizia quella successiva, in qualche modo. Ecco, quando vi parlavo, ci sono centinaia di segni. La facilità di confondere alcuni di questi è, ad esempio, abbastanza evidente, perché non solo non si ha l'occhio per distinguere in maniera precisa questi, ad esempio, sono veramente praticamente uguali, ma anche perché lo stesso scriba dell'Antico Egitto non stava a specificare bene tutti i dettagli, perché ovviamente per lui era un segno abbastanza chiaro in quale parola potesse ricorrere, quale segno di questi. Quindi qui abbiamo la versione, diremmo, epigrafica, quella dei grandi monumenti di grande qualità, però anche in questo caso non sempre il segno era tracciato in maniera particolarmente netta. Questi sono i segni orizzontali, sono i segni verticali, sono stati raggruppati dagli egittologi in modo da, quando uno legge i testi, cercare di capire meglio che segno è. Quindi vedete che sono abbastanza simili a quello che sono. I segni piccoli vanno dal semino alla città, questa è la città di cui parlavo prima. E infine i segni combinati. Insomma, c'è una varietà di caratteri estremamente ampia. Ecco, veniamo al nostro ICI. ICI era, questo disegno viene dal Sinai, dal sito di Masara, era una regione mineraria dove si scavava turchese e rame. Questo disegno è oggi conservato a Firenze, con la maggior parte dei disegni di Ricci, anche se alcune copie, forse uno è l'equivalente, forse anche di più, sono conservati in Inghilterra negli archivi di William John Banks, che era quello che lo pagava effettivamente per fare i disegni. Questo qui sotto invece è una copia fatta da Champollion nella sua visita a Firenze nel 1825, incontra Ricci, vede i disegni che questi aveva fatto in Egitto, li copia in parte, ma pochissimi, cioè 5-6 disegni, li pubblica. Mi serve anche per dire come in realtà Ricci, che è un personaggio quasi dimenticato nella storia egittologica, fu anche un grande aiuto per Champollion nel momento in cui stava cercando delle conferme nel suo sistema di traduzione. Voleva avere testi egiziani freschi che gli permettessero di verificare che il suo sistema in effetti funzionava. Quindi Ricci fu uno di quelli che gli fornì materiale di prima mano. Questa qui in alto è un'iscrizione invece nabatea, che non c'entra con il nostro argomento, però nel Sinai ci sono molte iscrizioni anche di questo tipo. Ricci, con un altro viaggiatore, fu uno dei primi a copiare anche questo tipo di iscrizioni, che è importante per la storia. Qui siamo nelle loge di Siwa, vediamo che in alcuni casi però non aveva voglia di copiare le iscrizioni, copiava solo la parte figurata e lasciava le colonne bianche, come in questo caso, però è importantissimo perché questo è l'unico disegno a nostra disposizione di un muro che era parallelo a quello che ora è qui, è da di là, è crollato già nell'Ottocento, quindi questo rappresenta in sostanza l'unica testimonianza. E come vedete è il tempio di Amon, nell'oasi di Siwa, giustamente il regno di Nicanaivo II, non è il tempio dell'oracolo, e loro pensavano che fosse il tempio dell'oracolo perché non avevano visto, non avevano la possibilità di accedere a un sito vicinissimo, che era però coperto da un villaggio, dove oggi si ritiene che fosse effettivamente l'oracolo di Teus II. Questa iscrizione è sempre da Wadi Madara, è importante perché questo sito nel Sinai ha lasciato molte testimonianze. Bisogna dire anche che è importante perché ai inizi del Novecento, fine Ottocento, vi fu una nuova fase di sfruttamento delle miniere, una compagnia britannica che non si preoccupò di usare la dinamite, quindi distruggere buona parte delle antiche grotte, delle antiche cave, delle antiche miniere egiziane, quindi distruggendo anche i testi geroglifici che ci sono, che erano all'ingresso. Qui c'è il faraone Cheope, Khufu è il nome corretto, di fronte al dio Thoth e massacra un nemico, una scena estremamente facile. Questa invece è una copia
fatta successivamente e che rientra nella edizione canonica, per cui è possibile fare anche dei confronti, perché quella di Ricci è una delle prime in realtà. Io ad esempio, vedendo il testo di Ricci, si può provare a integrare l'iscrizione qui alle spalle, comunque è la protezione dietro di lui, la protezione del Dio sia dietro di lui. Questa ad esempio è una stele con tavoletta d'offerta che è inedita, non compare nella edizione canonica del sito di Matara, che probabilmente fu vista da Ricci e poi andò distrutta. E rappresenta semplicemente una tavoletta d'offerta in pietra con dei vasi, c'è un coscio, dei panni, insomma, delle offerte tipiche egiziane. Quindi, al di là della scrittura semplice, anche alcune copie di rilievi sono importanti perché ci riportano cose andate perse. Alcune cose non sono andate perse, ma non si sa bene dove sono state fatte. Ad esempio, questo rilievo da uno spessore di porta di una tomba tebana, non avendo alcuna iscrizione copiata, è stato per me finora impossibile indicare a quale tomba appartenga, anche se è abbastanza netto, il rilievo è un copiato molto bene, si capisce lo stile, si capiscono alcune cose per cui si può datare tra la 19ª e la 20ª dinastia. Direi appunto fare un giro per le tombe intere e cercare di capire. Il problema è che non tutte sono pubblicate, la maggior parte non sono accessibili, un lavoro difficile, però sarebbe interessante capire se effettivamente si trova ancora, magari hanno tutto. È interessante anche vedere come, pur essendo agli albori della disciplina, Ricci sia molto accurato nell'indicare anche le lacune, non faccio delle integrazioni arbitrarie, per cui per esempio era molto semplice mettere la comunica che continua. Ecco, un altro tipo di disegni che Ricci fa sono anche queste sorte di piante schematiche, evidentemente è un disegno preparatorio per un altro tipo di disegni, che sono indicate le misure da colonna a colonna, da muro a muro. Questo è il tempio dell'oro di Buchen a Buren, a Wadi Halfa. Abbiamo questa descrizione da Giza, ora sto facendo un panorama, poi andiamo nei testi in maniera più dettagliata. Dove ci sono alcuni scrivi sono i figli del personaggio principale della tomba, c'è scritto suo figlio, lo scriva, Nefer, Ecker, c'è un capo di tutte le volte, poi c'è User, Kau, Khafra, possenti sono gli spiriti di Khafra, quindi sono scrivi che sono vissuti ai tempi di Kefren, Khafra, è sempre indicazione Saef, suo figlio. Però possiamo fare un confronto con una copia successiva fatta da Lepsius a metà dell'Ottocento, intorno al 1840, spedizione prussiana, che insegna un altro passo in avanti nella conoscenza dell'Antico Egitto, e vediamo che in effetti quella di Lepsius è leggermente più accurata, almeno in questa parte qui dove Ricci si confonde in maniera abbastanza netta, mettendo dei segni solo verticali e non quelli orizzontali. Il resto però è abbastanza. Quest'altro è un disegno interessante, vedete che la qualità dei disegni varia, sono questi molto rifiniti come questo, inchiostro, molto netto, molto facile da leggere, e quelli che sono invece un po' più pasticciati. Questa è la seconda anticamera del tempio di Amon a Luxor, nell'età di Amenhotep III, vi è una lista di divinità e la lista di offerte che segue, Isibe, Neta, Thor, Luto, eccetera. Forse non si vede neanche. Questa è un altro tipo, un'altra tipologia, è una mappa del sito di Nuri, necropoli dei re cusciti della 25ª dinastia, sono i re nubiani che hanno invaso l'Egitto e sono diventati anche re d'Egitto, però le loro sepolture sono in Nubia. Sono delle piramidi, vedete, c'è la pianta quadrata e indica effettivamente, ma se si fa un confronto con una mappa moderna, praticamente tutto torna. E servono anche queste mappe da chiave per gli altri disegni, tipo nella piramide H ho copiato questo rilievo, quindi è possibile capire quale piramide è abbastanza precisa. Questo ad esempio è molto interessante, non lo studiamo oggi perché è stato studiato già da altre persone. Comunque è una falsa porta, è una struttura architettonica che gli antichi egiziani mettevano nella tomba come una sorta di comunicazione per lo spirito del defunto, detto in maniera molto, molto sintetica. Il defunto è rappresentato qui con la moglie, con i figli, con i vari
descrizioni, i titoli. È una porta che è conservata al British Museum, numero 528, la quarta dinastia delle quadre piramidi, e è importante perché oggi la porta in realtà è conservata meno bene rispetto alla copia che ne fece Ricci, probabilmente in situ in Egitto. Quindi è utile per ricostruire alcuni dei testi, delle raffigurazioni. Questa è una stella rupestre, sempre dal Sinai, che l'ho messa per questa foto che ho un po' voluto, mi piace, non ho trovato di meglio. Fare un confronto, ad esempio, dalla copia di Ricci si vede bene come la testa della divinità sia antropomorfa, mentre nella copia canonica già non era più visibile, quindi è un suggerimento in più. Qui, ad esempio, si può integrare meglio il segno, qui c'è questo determinativo di terra straniera, qui è sparito già. Però qui ad esempio pasticcia, copia tre volte, quattro volte, lo stesso segno, mentre in realtà il testo era molto più complesso. Anche dal punto di vista figurativo ogni tanto dimentica i tre scalini qui, che qua non sono indicati. Quindi bisogna saper vedere c'è il buono e c'è il cattivo, non si può dire che sia assolutamente fonte primaria. Questo viene da Jebel Barkal, viene ancora dal Sudan. Si vede bene, comunque è uno schizzo molto, molto rosso in realtà, con indicazione dei colori, quindi evidentemente si arriva o a un altro tipo di tavola o direttamente all'editore, non credo che è troppo brutto per essere l'editore. E sopra invece è una copia fatta da Lepsius, sempre quella, a metà 800, e in realtà sebbene quella di Lepsius sia più sgargiante, la copia di Ricci è più dettagliata, specie nella corona e nei piedi della regina, che qui non si vedono già più, quindi in qualche modo è migliore. Questo è un altro rilievo di grande qualità, il tempio di Khnum a Semnaest. Ricci qui in realtà nella facciata disegna soltanto metà, perché la sabbia ricopriva questa parte dei rilievi, quindi in realtà le copie successive sono più complete, perché ci danno anche la parte sotto, dopo lo scavo. E questo è ancora un'altra tipologia, un disegno molto rozzo, soltanto schematico, la facciata del piccolo tempio di Abu Simbel, il tempio di Hathor e di Nefertari, con le successioni delle statue del re e della regina e dei principi che sono omesse, e la titolatura. Un altro esempio è questo disegno che è senza nessuna indicazione, però sono riuscito a trovare che appartiene alla tomba tebana 50 di un certo Neferhotep, che era al servizio di un faraone, Horemheb, che è indicato qui. Ora, quando Ricci nel suo manoscritto, che non ho mai menzionato, in realtà noi abbiamo i disegni, ma abbiamo anche un manoscritto che descrive i suoi viaggi, descrive questo disegno come completo, come se ci fosse anche questa parte, quindi ci fa capire che la collezione di Firenze contiene alcuni schizzi preparatori per altri disegni che sono andati perduti, no? E lui dice: c'è il re, di fronte al re c'è un uomo con la piuma e con uno straccio in mano, che è questo qui, che però qui non si vede, la prossima due visiere. Però vedete che in realtà la copia di Ricci è molto molto fedele, anzi quasi migliore di quella dell'edizione di Robert Harry. Ad esempio la fascia con i legacci che sotto c'è, e qui vedete c'è una riga, sembra che abbia dei guanti, infatti Ricci l'interpreta con i guanti, o questa c'è una rappresentazione quasi unica di guanti nell'antico Egitto. Ovviamente il suo livello interpretativo è quello di uno che non conosce i geroglifici, comunque non conosce bene magari la figurazione, in realtà è una tunica molto attillata, la prima manica arriva qui, però nell'edizione sotto questo non si vede. In teoria, anche oggi, se vogliamo studiare questa tomba, è quasi migliore il disegno di Ricci. Questo è interessante perché è uno dei pilastri della tomba di Seti I, è un disegno molto, molto bello, molto fedele, estremamente accurato, soprattutto rispetto ai disegni fatti dallo stesso Ricci e da Belzoni, che era un grande esploratore, un grande procacciatore di tesori, che lavorava sempre per il conto del console inglese e che aveva scoperto questa tomba molto bella nella Valle dei Re, la tomba di Seti I, una tomba più grande, fu uno dei capolavori dell'arte dell'antico Egitto. E Ricci copia questo rilievo perché dice: è molto interessante perché si vede in maniera abbastanza chiara, forse non so nella proiezione, però ci sono queste linee guida che l'antico artista egiziano aveva messo per aiutarsi
a indicare le proporzioni dei personaggi, e ci sono anche delle linee rosse con delle linee nere che sono le correzioni dello scriba successivo alla prima stesura del testo. Quindi c'era un primo scriva che scriveva, poi uno che controllava che tutto fosse proporzionato e che non ci fossero errori di grammatica. Questo è anche un bel disegno molto grande, una delle camere del tempio di File, di Catalaria Easy, sono i misteri del dio Osiri, perché poi anche gli autori greci erano celebrati in maniera, no? che l'Europa all'epoca conosceva solo attraverso gli autori greci. Quindi questi disegni in realtà erano molto eccitanti per i primi egittologi dell'epoca, perché portavano di prima mano testimonianze dell'antico Egitto su un mito che invece era conosciuto attraverso altre fonti. Quindi sono tanti in realtà, questo è un si vede così, smembrato, fatto a pezzi, Set, Isi che piange, le dee che proteggono le parti del corpo. E infine, spero, questo elenco di geroglifici che lui aveva immaginato proprio per aiutare Champollion a trovare nuovi testi o a capire a decifrare nuove parole. Molto accurati, con dei numeri che indicano la provenienza del geroglifo, questo l'ho copiato in questo sito, e addirittura con i colori, dove era evidentemente incompleta, però insomma, per aiutare ancora di più a cercare di identificare la natura del segno stesso, perché alcuni sono molto, molto chiari, si vedono un uomo legato, un'anatra, questo qui, il sole, ce ne sono alcuni che noi oggi conosciamo, ma all'epoca erano evidentemente misteriosi. Ecco, andiamo sui testi in maniera un po' più dettagliata. I rilievi del tempio di Cluma e Elefantina sono, nei disegni di Ricci, un capolavoro, a mio avviso. Il tempio è stato distrutto nel 1822, un anno dopo, solo il passaggio di Ricci, e lui praticamente rappresenta l'unico viaggiatore, disegnatore, che ne abbia tramandato con grande precisione i testi e le rappresentazioni. Il tempio era molto bello, era una cappella perittera, eretta da Amenhotep III, decorata dallo stesso faraone, e poi rinnovata da Seti I e Ramesse II. Ci sono delle iscrizioni, appunto, dedicatorie che parlano di questo. La qualità dei disegni varia, in alcuni casi è definita inchiostro, in alcuni casi è semplicemente matita. Così, però si vede che probabilmente Ricci utilizzava uno strumento ottico. Si vedono delle correzioni, ad esempio qui si vedono le corna che sono state ripassate, anche qui un tratto doppio, non so, la camera luce, la camera oscura, in qualche modo si aiutava con degli strumenti di precisione perché le proporzioni sono molto ben fatte. Il monumento era stato copiato anche dai Savoie di Napoleone, ma in maniera molto approssimativa, per cui questo edificio veramente è l'unica fonte attendibile che noi abbiamo per questo intero edificio. Allora, Ricci propone addirittura una cartina del sito, dell'intera isola di Elefantina, copia anche alcune iscrizioni greche di età romana sul nilometro, che però non ho verificato sul corpo. E i due templi che ci interessano sono questo qui nel centro, che è la cappella perittera di Amenhotep III, e il frammento che rimaneva, le rovine, nella cappella di Tutmosi III, non lontano. Fornisce una chiave per ogni edificio rappresentato in mappa e una mappa molto precisa dell'edificio stesso. Quindi vedete una stanza, cioè un santuario centrale e un colonnato intorno con una rampa che qui ora non si vede, che continuava con dei gradini. E questo invece è l'altro edificio, quello di Tutmosi III, di cui all'epoca già rimaneva in realtà pochissimo. Venne distrutto proprio per fare, penso, una caserma lì vicino. Gli ufficiali turchi non avevano troppi problemi, cioè, anzi forse erano infastiditi dalla presenza di questi europei stravaganti che andavano a disegnare per il tempo, quindi tante volte lo facevano con schizzi. Ecco, la facciata della cappella perittera è questa, qui dove c'è questo muro in realtà era indicato la scalinata per salire, le due colonne centrali, all'interno dobbiamo immaginare poi il santuario, e l'iscrizione dedicatoria che corre sul cornicione, sulle colonne, i nomi ripetuti e anche
questo muro di intercolumni. Ricci poi abbozza anche, come si vede, una ricostruzione molto semplice, semplicemente riportando sul lato destro quello che era sul lato sinistro. Però ci fa capire in maniera molto scientifica, direi, la situazione di conservazione dell'edificio per l'epoca. Ora guardiamo questa iscrizione e questa qui, una presa alcune piccole facce, perché per me è stato difficilissimo. Allora, l'iscrizione è questa, a parte da qui io l'ho trascritta in realtà con un senso inverso, mi era più comodo, comunque si legge abbastanza bene. A Necer, il dio grande, Behbeti, di Behbet, la città, Anch, vive, Hor, Horus, Horo, Ka Nechet, il toro possente, questo è Ha probabilmente, questo di qui ricopia un segno rotondo, fa molto più senso un Ha, cioè l'apparizione che appare, M Maat, nella Maat, cioè nella giustizia, nella verità, nell'ordine cosmico. Abbiamo il cartiglio di Seti I, quindi questo è uno dei testi successivi. Tra me e il terzo del Seti I ci passano quasi 200. Nesut Biti, il re dell'Alto del Basso Egitto, cioè i due simboli araldici dell'Egitto, di Anch, dotato di vita. Qui vedete invece i nomi Neb Maatra Amenhotep, cioè i nomi del primo faraone che edificò il tempio. C'è anche una variante del nome di Amenhotep III, che qui vedete scritto, un po' piccolo forse, Neb Maatra, cioè il cestino, la via seduta e il palichino, parliamo così, il cerchiolino, cioè il disco solare, sotto è rappresentato uguale, cioè Neb Maatra, e poi però c'è questo simbolo, Mer, cioè amato, e poi il nome del dio locale, Mer Khnum. Cioè gli egiziani avevano una grande versatilità, potevano cambiare le cose in maniera molto, molto rapida. Siccome questo tempio è dedicato al dio Khnum, il nome del faraone qui è stato cambiato in Neb Maatra, che è sempre stato il suo nome, amato da Khnum. È stato aggiunto all'interno del nome, perché in questo luogo ci andava bene, senza nessun problema. La seconda iscrizione, invece, è quella sopra, difficilissima, certo. Leggiamo questa, è sempre ricopiata col senso inverso. Semau, questa è la S, Mau, Memu, cioè i monumenti, rinnovare i monumenti, N, di, qui c'è un N che sembra esserci una S, probabilmente un errore, un impedimento fonetico, c'è un'altra N in questo nome. Quindi rinnovare i monumenti di Nesut Biti, cioè del re dell'arte del Basso Egitto, meglio da parte di, forse, in, forse meglio leggere in, rinnovare i monumenti da parte di re dell'arte del Basso Egitto, Men, questa scacchiera si legge Men, è la stessa che litro, Men Maat, la via seduta Maat, Ra, Titra. Men Maat, la Titra è stabile, è la giustizia di Ra, immagine di Ra, questo è il nome. Poi c'è questo, che è un po' ambiguo, io lo leggerei come un M, cioè nella, M per, nella casa, questo è It, del padre, e poi il nome del Dio, Khnum, il vasetto Khnum, la U, e poi ovviamente, parlando di determinativi, c'erano determinativi personalizzati, cioè un personaggio seduto in genere con la barba indicava un dio. Siccome il dio Khnum era un dio a forma di ariete, aveva quindi questo volto, questo muso di animale con le corna, quindi tutto personalizzato in base alla visione. Questo invece è il lato lungo della cappella, con l'indicazione dei pilastri, e un'iscrizione dedicatoria, quello che dice questa qui in realtà l'ho integrata copiando quella sull'altro lato perché qui non si legge bene, quindi è molto preciso. E su ogni pilastro c'è una iscrizione dedicatoria a ogni dio diverso. E qui sotto ha iniziato a copiare un testo e poi si è schifato. Questo è il santuario, cioè la parte interna, la piccola cella, con l'indicazione dei muri senza nulla, poi in realtà lui ha copiato su un altro foglio che cosa c'era, eccolo qui, che sul lato sinistro è sempre, e sul lato destro è sempre il faraone che sullo stipite della porta fa un'offerta,
nei due lati esterni è accolto con grande amicizia, si vede proprio abbracciato dal dio Knun. Vedete, ecco la raffigurazione della rete. Vediamo i testi, qui si può vedere questo piccolo testo qui. Vedete che la matita delle volte è un po' sfuggente. Comunque la prima riga è Wajit, cioè la via Wajet. Io integro qui questa lettura che ovviamente è un po' approssimativa, però è il determinativo della dea, siccome è una dea cobra, il suo determinativo è un cobra. In alcuni casi è molto facile, torniamo qui. Poi qui è Bet, la signora Bet del cielo. Il cielo è rappresentato proprio come me, il cielo. Lo fanno i bambini, la linea azzurra è morendo. E Nebet, sempre la signora, per Mu, cioè il nome di un santuario, si chiama così. Poi si legge in colonna, e questa lettura io direi Jed In, cioè parole dette, cioè Jed Medu In, parole dette da. Potrebbe anche intendersi, se lui avesse sbagliato un po' a copiare, come un In Edge Her, cioè salute a. Tornano tutti e due molto spesso nelle rappresentazioni, cioè parole dette dal Dio, io ti do vita, forza, salute, oppure salute al Dio, re di, capo di, parole dette da Khmun, Henemu, eccolo qui, Henti, cioè colui che sta a capo di, colui che presiede, Taui, le due terre, poi qui abbiamo questo avvoltoio, che è strano, questo determinativo di terra straniera, che non ho interpretato, potrebbe essere la lettura di Neru, cioè il terribile, però di solito con un dio benevolo, un dio tranquillo, poi Sa, l'anatra, è il figlio, poi questo canale è Mer, il figlio amato, il nome del faraone, Ner Mahatra, che è il signore di giustizia, Mer, Neb, e poi qui non si legge bene, vedete che alcuni segni sono una riga, non capite. Però si legge qui Setep Pen, cioè queste offerte, Setep Pen, queste offerte, poi di là, sulla terza colonna, Sara, ancora Saranatra, cioè il figlio di Ra, il cerchio, il nome del faraone, Amenhotep e Kawaset, cioè Amenhotep, Amone soddisfatto, principe di, governatore di Tebe. Poi cosa abbiamo sotto? Abbiamo Mer, l'aratro, amato, En, da, Khnum, ancora il dio Khnum, indicato ancora con la riete, Her, che è il faccino qui, che sta in, e poi il nome della città, Ib, no, Her Ib, la faccina, il cuore, e poi il nome della città, Abu, colui che sta là, che risiede in Elefantina, che è il nome dell'isola, Abu è il nome egiziano della nazione di Fultina. Aleph, Beh, wow. E poi la formula consueta finale di Anjed, dotato di vita e di stabilità, Seneb di salute, produce Au Ib F, di gioia nel cuore, gioia sarebbe la felicità del cuore, la gioia. Neb di ogni gioia, e poi quest'ultima colonnina è forza, was, potenza, mi ra, come ra, come il dio ra, che si è dotato di queste cose come il dio ra. Queste altre rappresentazioni sono nel santuario del tempio, dove il faraone è rappresentato in diversi atti rituali, in particolare riconosciamo l'offerta di un ecatombe. Si dice anche in egittologia, tantissime ultime sacrificali a Khnum e alla sua paredra. E poi abbiamo una cerimonia di fondazione del tempio, dove i quattro vitelli sono presentati davanti a Dio. E infine una cerimonia di purificazione, questi geroglifici qui indicano proprio la tua purificazione. Questo è un testo standard, si trova anche. Si fanno confronto, ho trovato sempre nel tempio di Amada, che è di poco precedente a questo di Elefantina, un po' quasi uguale. Cioè, qui in realtà abbiamo due volte Horo di Buhen, ma nell'altro tempio c'è Thoth, cambia molto. Comunque
le due divinità che versano il simbolo geroglifico della vita sul faraone o sulla statua del faraone, a indicare la purificazione. Ho selezionato uno di questi testi, penso questo. Ecco. Dove siamo? Insult, miti. Qua, qui in integrazione, qui c'è uno spazio vuoto, ma sicuramente prima del nome del faraone c'era il re dell'Alto del Basso Egitto, Medoma Atra, il figlio di Ra, Menhotep, dotato di salute, questa è un'abbreviazione, la S per tutta la parola, Seneb, vita e potere, potenza, Ankh, Was. E poi c'è tutta la lista di offerte che il faraone presenta. Ha, ek, migliaia di cose buone, nefer, wab pure, plurale, terrattini, stoffe, menechet, usek, e poi ancora migliaia di misure di acqua, e l'acqua è rappresentata con le tre ondine, intuitivo, il vino, acqua fresca, vino e latte per te, poi migliaia di pani, ecco il pane, di ogni pane, ogni cosa pura e buona viene data per te, dotato di vita, signore della salute, della gioia, testi più o meno abbastanza ricorrenti, e poi il nome del Dio, Khnum, Neb, questa è una parola interessante, è Kebeh, con le tre indicazioni di acqua, in questo caso sono un determinativo, cioè indica la parola che ho appena scritto ha a che fare con l'acqua ed è il nome della cateratta di Aswan, di Elefantina, Elefantina è l'isola che è proprio nella cateratta. E poi il testo qui è corrotto, come si legge in qualche momento nel nome della Dio. Dio grande, ne cervale, Dio grande, ma qui ogni vaso Hes, un tipico vaso che si chiama Hes, che si legge Hes, che si chiama così, con un vaso in questa forma particolare, eccetera. Poi il testo è corrotto, proprio come dice la via Anuke, probabilmente c'era un testo anche più fatto. E sempre nel santuario, un'immagine grande, molto bella, è il faraone Amenhotep III, seguito dalla regina Ti, che fa delle offerte di incenso e offre una libagione dal vaso Hes, che abbiamo appena visto, su questo grande tavolo di offerte, dove vi è la barca sacra del Dio, cioè quello che oggi è un tabernacolo, cioè un repositorio per l'immagine del Dio. E poi il Dio è rappresentato però dopo in persona, insieme alla paledra, che accoglie con grande gioia il faraone. I testi sono anche qui abbastanza standard, anche se delle volte non si capisce bene se è appunto quello che dicevo prima, Hinej Her, cioè salute Achnum, Henti, cioè colui che sta davanti a tutti, salute Amut, che può essere la madre o la via Amut, e poi il figlio amato, io do a te, questo è Jedmedu di Enek, di Enef. Parole dette, io do a lui, ma egli dà migliaia di giorni, migliaia di anni, vita, forza, ogni cosa buona, insomma tutta una serie di litanie che vengono pronunciate da un lato dal faraone che offre cose e dall'altro dal Dio che in cambio dona appunto migliaia di anni, vita, stabilità, potere, forza, tutto quello che il faraone potrebbe desiderare. Passiamo a un altro tipo di monumenti, questo di Elefantina erano soltanto alcuni esempi, questo è un sarcofago, Ricci dice l'ho copiato nella casa di un arabo, ce l'aveva lì come una panca, come una cosa molto comune. In realtà all'epoca anche questi proto-egittologi erano molto così, molto tranquilli nel prendere le casse di mummie e bruciarle per fare fuoco per mangiare. Quindi erano talmente tanti, era talmente ricco il paesaggio di antichità, che insomma il valore di certe cose anche piccole diminuiva, si inflazionava. Però Ricci copia anche queste cose, questo si vede proprio. Il suo interesse epigrafico molto scientifico che copia la frattura del legno, una tavola di legno, si indica una divinità, è la via Nut, del cielo, che è una rappresentazione mitologica, è proprio una dea che ad arco si stende sulla terra, e il sole si vede, senza
questa bambina, che entra nella bocca, fa il viaggio notturno nel corpo, viene partorito al mattino e gira, scusate, fa un doppio giro nel corpo della dea di notte e nel cielo di notte, di giorno, no? E il suo corpo è ricoperto di stelle e la datazione è un po' strana, ma dipende, questa dea ad esempio non compare nei sarcofagi, che non siano sarcofagi reali fino a un certo punto, poi quando compare però magari non è in questa posizione, insomma. Ad esempio nella 25esima, 26esima dinastia è così, non è molto dissimile dalla nostra Nut, però anche in età tolemaica, cioè molto più tardi, non è nemmeno molto dissimile, forse è più simile alla tolemaica. Il testo che è qui fra le braccia della dea è questo qui, Ciao Negem Ankh Er Haurek. Qui penso a How per questo segno qui, in realtà non vuol dire niente, quindi sicuramente ha copiato in maniera un po'. La traduzione è il dolce soffio del dolce, nel gem, soffio della vita, Ankh, per le tue membra. Ecco, il pronome tuo è questo segno qui, Ek. Quindi non immaginate che sia così arbitrario la lingua egiziana, ci sono i pronomi, ci sono articoli, ci sono verbi che vanno declinati, ci sono coniugati, nomi che vanno declinati, quindi qui abbiamo dentro il pronome. E l'interessante è che molte cose sono intuitive, tipo il soffio è rappresentato col geroglifico della vela, dell'albero della nave. Si riferisce al morto questo, sì. Questa frase. Sì, sì, è la dea che augura al morto. Il soffio della vita è un topos della letteratura dell'Antico Egitto. Possa tu respirare con le tue narici il soffio, in generale il soffio del vento del nord, che è sempre dolce, è sempre fresco, è sempre molto piacevole per i difunti. Abbiamo quest'altro rilievo, da una tomba di Urna, cioè della necropoli dei nobili dell'antica Tebe. È un'iconografia abbastanza inusuale, di solito si trova in altri siti, a meno che Ricci non dica l'ho copiata qui, ma in realtà deve essere copiata da un'altra parte. Si possono identificare alcune tombe che hanno questa rappresentazione, che indica sostanzialmente una personificazione di un oggetto sacro, di un feticcio, il pilastro Jed. Abbiamo incontrato nei testi prima di indicare la stabilità, una colonna con tante, viene interpretato in alcuni casi come la spina dorsale del dio Osiri quando viene spezzettato da Set. Vedete che è personificato tra le braccia, ha i simboli del potere, lo scettro, i due scettri, e ha questa corona molto elaborata, una corona vegetale con le corna, con i serpenti, cobra e gli dischi solari. Sono quattro tombe nella necropoli tebana che hanno questo pilastro Jed personificato. Soltanto due di queste hanno anche il defunto sotto che lo regge con le braccia alzate. Di queste due, una è quella che dal punto di vista stilistico torna meglio. Cioè tutti i 158, tomba di Chanefer, terzo profeta di Amon, del regno di, probabilmente intorno al regno di Ramesse III. Il testo dell'iscrizione, con qualche errore, comunque Usir, non vedete il determinativo del dio è uomo seduto con la barba di curva, quindi Osiride, Seker, Sokar, il nome di un attimo, diciamo, Osiride Sokar, sono due divinità insieme, dove Neb, no, ah, Henun, sì, questa è la barca, questo è un dio che si legge, è un trilittero senza altre specificazioni. Socar della barca Henu, che è una delle due barche che faceva il giro del cielo. Neb Ta, signore della terra, forse questo è un Pet, cioè signore della terra e del cielo. E in effetti si torna che Osiris sia anche signore della terra e signore del cielo, anche se non è molto usuale. Poi Atum, anzi Nefer Atum, cioè Nefer Tem, che è un'altra divinità. Sono liste, una lista di me, l'odio Osiri, Soca della barca Henu, signore della terra e del cielo, Nefertem, Horo, Her, Hekenu, e Necer, ah, cioè Dio grande. Heken è il, scusate, questo è il verbo, Hekenu, l'odio. E poi
questo invece no. Qui c'è un pasticcio, mette un braccio, una cosa, mette semplicemente un pochino. Sì, è una stele, anche lui dice ho copiato questa bella stele ma non si sa da dove e non si sa dove sia oggi. Ho trovato un confronto molto stretto, questa stella del British Museum, che è datata dal 21esimo dinastia, praticamente è identica, cambia solo il testo, anche se il testo, il nostro testo è un po' problematico in alcuni casi. Comunque sono stele molto diffuse in questo periodo, sono donne davanti alla divinità con consueto tavolo di offerte e il testo. Vedete che in caso è chiave, in alcuni casi no. Allora, è la tipica formula di offerta che gli antichi egiziani facevano per i defunti. Non è il parente del morto che va e fa un'offerta al defunto. No, è un giro strano di offerte. Allora, è il re, che è sempre l'unico sacerdote autorizzato nel regno, fa un'offerta alla divinità. La divinità poi a sua volta la gira al defunto. Il defunto ne partecipa solo in quanto il Dio che gliela concede, quindi anche qui, come dire, il senso di giustizia degli antichi egizi: se ti comporti bene, al di là il Dio ti dà un'offerta. Quindi la forma si chiama Heter di Nesut, tipica formula funerale egiziana. Cioè, Heter è un'offerta, qui Heter di Nesut. Che è sottinteso, se soltanto la rete. Comunque D è il braccio con la piramide sopra e mi fa il dare. Allora, un'offerta che il re fa per a chi? A Rahorati, qui, il falco con i due orizzonti, Necer Nefer, il dio buono, Neb Pet, signore del cielo, poi ci sembra Neceru, in plurale degli dei, che è a capo degli dei. Ah, ecco, scusate, quindi di Heter di Nesut. Si parte da qui, si parte da questa colonna e si va verso di qua, e poi si riparte da qui e si va di là. Il testo era un po' non semplice. Allora, un'offerta che il re fa, Heter, a En Rati, per dare Red F a lui, cosa dà? Hetepu, cosa fa? Cioè, provvisioni, offerte, cose di consumo. Poi si salta alla quarta colonna, che è il Ka è questo, sono due braccia alzate, il simbolo dello spirito. Per il Ka, D, N, le onde si leggono N ed è il genitivo, D, Osir, dell'Osiri, l'Osiri è una divinità Osiri che però, in cui però tutti i defunti si identificano, cioè nel momento in cui uno muore diventa un Osiri. Quindi un'offerta che il re fa a Rahorati per dare a Osiri, fa un giro molto strano, Neb, Nebet per, che va integrato in segno T femminile, la signora della casa, che è il tipico nome dell'antica dama egiziana, la signora della casa, per la signora in cos'è? Nebet per Shemat, che è questo segno qui, cioè cantante, cantatrice, N, si va sottinteso, di Monchu, Men, la scacchiera che abbiamo visto di là, se guardate, la N, che vedete, è un segno, che sarebbe equivalente a questo qui, per cui la variante più grafica è molto Monchu, il cantante di Monchu, di questo dio, che è Neb, signore di Waset, di Tebe. Questo cerchiolino qui va integrato con la X, come vi ho detto, determinativo di città, quindi signore di Waset, e poi c'è il nome della donna, che è un problema. Allora c'è questo segno qui che si legge Ness, la S serve ad integrare, e c'è questo, potrebbe essere un leone, allora si leggerebbe Teru, oppure se fosse un bue, si leggerebbe perché poi c'è un riferimento alla città che è Madet, Madet, però ancora il terminativo di città qui fatto in maniera un po' approssimativa, che è Medamud,
e siccome il dio di Metamundo è un toro, è rappresentato come un toro, è possibile che non, questo segno si possa mettere come toro, cioè capo. Inesta in Madet, o Nes Ceru in Madet, che è il nome di questa signora. Poi ancora N-Ka, per il Ka, cioè hanno la cosa del Ka, il Ka è una forma dello spirito, per lo spirito, per il Ka, di, alcuni segni sono sottintesi, N-Sa, o Sat, cioè la figlia o il figlio, quindi è una stella familiare, per lei, per il figlio, che è, no, figlio, che è maschile, per quel nome che segue il maschile è An-Kh-Pa-Hered, un tipico nome maschile, vive il bambino, pa in età tarda è un pronome che diventa un articolo, quindi vive il bambino che è rappresentato Hered come un bambino seduto che si porta la mano alla bocca, tipico. Hered, Mut, la madre, Mut es, di lei, la madre, quindi quella che era cantante di Monju, Nes, Ceru e madre. C'è il nome della signora che è Shepenu Epet, Shepenu Epet, che è un nome abbastanza diffuso in questo periodo dell'intuesimo, dinastia, andare giù. E poi questo segno qui che invece è molto, molto approssimativo, che probabilmente sono indicazioni di Maferu, cioè giusto di voce, cioè colui che davanti al tribunale di Osiri ha parlato con giustizia, cioè ha detto le cose vere. E nel rituale egiziano in genere è una lista di cose, di peccati, una lista negativa, una cosiddetta confessione negativa, dove il defunto dice: io non ho rubato, non